Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Chi mai nell'intraprendere un viaggio per lavoro o per ferie non si porta appresso un bagaglio? Chi è così sprovveduto e inesperto da non pensarci? Eppure Gesù ordinò ai dodici che non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bagaglio, né denaro, né vesti di ricambio, ma solo i sandali e un bastone. Perché mai il Maestro esorta a comportarsi in tal modo? Noi cristiani, quando dimentichiamo che siamo discepoli di Cristo, oscilliamo tra due estremi: la presunzione, per cui ci diamo delle arie, e l'abbattimento, che ci porta a una totale sfiducia in noi stessi. Penso che alla fin fine è tutta questione di identità, di coscienza della nostra identità. Ma sappiamo davvero chi siamo? Paolo lo ricordava ai cristiani di Efeso, ma ora è a noi che rinfresca la memoria. Siamo coloro che Dio, il Padre, ha benedetto con ogni benedizione. Ciò significa che ci ha pensati, scelti, prima della creazione del mondo. Altro che frutto del caso, come qualcuno va pensando. Ci ha pensati e scelti perché potessimo vivere nella sua familiarità, santi e immacolati nell'amore. E se per caso, dato che ci ha creati liberi, decidiamo di mandare in frantumi questo stupendo progetto, egli ha messo in preventivo anche questa eventualità. Nel suo Figlio Gesù ci ha donato la redenzione, la remissione dei peccati. Con Dio nulla e nessuno è mai perduto per sempre. Non solo, in Gesù ci ha detto qual è il progetto che egli ha su tutto questo mondo, sull'intera umanità. Sì, c'è caos, c'è disordine, ma sarà tutto ricapitolato in Cristo. E Cristo non è disordine o rovina, è salvezza, è vita. Ci ha fatto anche eredi della sua dignità, della sua vita senza limiti né ombre. E a conferma di tutto questo ci ha dato il suo Spirito, caparra e garanzia che questo progetto si realizzerà in pienezza. Ecco chi siamo noi cristiani. Sta qui la nostra vera ricchezza. I cristiani di Efeso, ai quali l'Apostolo scriveva, erano quattro gatti, come si suol dire, dispersi in un mare di paganesimo dalle molte sfaccettature. Eppure, tramite loro, il cristianesimo si diffuse dappertutto, nelle culture, nelle razze, nelle classi sociali. Oggi il cammino della storia ci obbliga a fare i conti con un nuovo paganesimo. E guarda caso, oggi tocca a noi portare la bella notizia del Vangelo. Come potremo svolgere questo compito? Non prendete nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro. Portate solo voi stessi, con una coscienza viva della vostra identità. La testimonianza verrà da sé. Il Signore non resterà deluso di voi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.